Se gli altri compagni intanto si vogliono accomodare, così iniziamo questa, diciamo così, piccola assemblea diaria. E ringrazio il compagno Bovetta per la sua presenza, la nostra, diciamo così, di metterlo alle conclusioni come rinasce ha fatto incazzare qualcuno, ma questo lo sapevamo già, quindi la cosa ci fa piacere ed è molto positiva. Diciamo che oggi ufficialmente nasce all'interno del partito del Risorgimento Socialista una componente di area patriottica per la sovranità costituzionale, l'abbiamo chiamato così. E al congresso che si celebrerà il primo di giugno, il 2 giugno del Risorgimento Socialista, noi saremo presenti con la nostra mozione, una mozione che alla fine è stata accettata e presa in considerazione dalla commissione congressuale, e diciamocela tutta, all'inizio veniva stracciata, perché evidentemente è una mozione scomoda, una mozione che richiama, diciamo così, i compagni a un socialismo democratico, a un socialismo patriottico, a un socialismo che guarda, che dovrebbe guardare veramente ai valori e ai valori appunto della Costituzione del 48, fatta anche da tanti padri socialisti. Invece sembra che la direttiva del Risorgimento Socialista abbia preso una strada, diciamo così, un pochettino più ingarbugliata, un po' diversa, una strada che non c'entra niente con i valori del socialismo, una strada che ci porta, diciamo così, all'asfissia totale, perché noi lo rivendichiamo nella nostra mozione. Non è possibile che un partito che nasce fra qualche settimana sia ancorato alla piattaforma sociale Eurostop, che nulla ha a che fare con il socialismo democratico. In più, la cosa ancora peggio, stare all'interno di un partito, diciamo così, una federazione politica, non so come si possa chiamare, che è potere al popolo, una cosa che a noi non ci appartiene. Quindi abbiamo deciso noi di prendere un'iniziativa diversa, l'iniziativa di contrastare politicamente le decisioni del gruppo dirigente del Risorgimento Socialista. Se oggi questa mozione viene riconosciuta, noi ne siamo, è una piccola nostra vittoria, diciamo così. E se oggi si svolge un congresso vero e proprio, con tutte quante le regole statutarie, è grazie alla nostra perseveranza, al nostro, diciamo così, scrivere ogni volta delle cose che hanno fatto sì che alla fine anche i sordi hanno iniziato ad mettere dei piccoli apparecchietti e sentire la nostra voce. Questo è molto molto importante. Noi pensiamo che tutto ciò che oggi succede, lo si vede anche ieri a Milano, è qualcosa che nasce perché purtroppo in Italia negli ultimi 25-30 anni quella che
la sinistra, che oggi non c'è più, non esiste, non neanche viene più percepita come... Oggi quando si parla di sinistra si fa riferimento al PD, che per me è una roba di centrodestra. Quindi l'abbandono delle classi povere, l'abbandono dei lavoratori, l'abbandono di tutto ciò che era, diciamo così, il cavallo di battaglia della sinistra italiana, ha fatto sì che negli ultimi 25-30 anni nasce questa, diciamo così, si è dato modo di sviluppare in Italia un governo di destra e populista contemporaneamente. Quindi oggi ci ritroviamo, grazie agli errori dei governi passati, a gestire un qualcosa che è inusuale. E se non si riesce, secondo me, ad arginare bene ciò che sta avvenendo oggi in Italia, e lo si fa soltanto, secondo me, con delle proposte vere, con delle proposte credibili, non con gli slogan, non stando sempre chiusi dentro le solite sezioni o circoli, ma uscire fuori, quindi parlare con la gente, farli ragionare e quindi cavalcare una volta noi, ma contento della popolazione, per ragionare qualcosa che diventerà sempre più forte e che secondo me ci limiterà anche nella libertà. Cioè non a caso che se oggi viene qui Salvini, io scrivo non ti voglio, mi si viene a strappare, diciamo, il manifesto o quello che io uso per contestare. Noi cerchiamo con tutte le forze, diciamo così, di poter raggiungere, o quantomeno proviamo, all'interno del risorgimento socialista, di poter portare verso la nostra posizione, verso la nostra area, più compagni possibili. E nello stesso tempo lavoriamo con Rinascita e altre realtà per creare appunto quel contenitore politico che possa servire, non certo a breve, il cammino è lungo e le strade non sono certo molto, ci sono le buche anche in politica, purtroppo, non soltanto a Roma, e quindi riuscire, diciamo così, in via breve, poi magari il compagno Boghetti ne sarà più, spiegherà meglio, diciamo, il pensiero, arrivare alla creazione di un soggetto politico socialista che ci dà la possibilità nei prossimi anni di lavorare e di arginare, io lo chiamo così, arginare questo fenomeno populista di destra che non piace certo non ci piace a noi, no? Secondo me non piace neanche agli italiani. Si vota per protesta, poi alla fine ci vogliono i fatti, ci vuole la concretezza, ci vuole il poter, diciamo così, andare veramente al mercato e risolvere il problema della signora, della vecchietta che va a ruspattiare per la cartina di insalata. Non certo dicendo prima agli italiani che si risolve il problema. Adesso do la parola a Filippo Russo. Allora, adesso vi leggo una cosa che ho scritto, che in qualche modo, iniziamo da qui, iniziamo da pochi. Filippo, prendi il microfono. No, se... vabbè. Si sente, sì? Benissimo. Allora, iniziamo da qui, iniziamo da pochi, ma secondo me la politica non si fa con i numeri, si fa con le idee, si fa, no, diciamo più precisamente, si fa o con i soldi o con le idee. Visto che i soldi purtroppo non ce li abbiamo, dobbiamo partire. Aspetta, non parlo di necessità di virtù. Aspetta, un microfono. Forse è spento. No, è acceso, ma è basso, devi alzare un po' il volume. Ma il volume si alza.
Si sente meglio? Sì, sì. Pochino? Sì, sì. Anch'io ho alzato il volume. No. Si sente, dai. Pronto? Si sente? Sì, adesso si sente meglio. Benissimo. Allora, appunto, con le idee, secondo me però siamo in una situazione tale per cui non è che possiamo aspettare, abbiamo giustamente aspettato queste europee, abbiamo deciso di non partecipare, di stare a guardare la finestra, non è che possiamo rimanere a guardare la finestra all'infinito, perché la situazione sia a livello europeo, sia a livello internazionale, sia a livello nazionale sta in qualche modo precipitando. E quindi ecco la mia proposta. Le continue polemiche fra Di Maio e Salvini sembrano preludere alla fine del governo di coalizione Movimento 5 Stelle Lega. Dobbiamo pertanto prepararci come se fossero assai vicine nuove decisive elezioni e non potremo permetterci il lusso di rimanere a guardare. Serve all'Italia la presenza nel prossimo agone politico di una lista autenticamente socialista, autenticamente antiliberista, che non riproponga i vecchi slogan che hanno condotto negli ultimi anni a rovina la sinistra, perché sta per tramontare l'esperienza, peraltro l'unico esperimento possibile, del governo giallo-verde. Non per le diverse culture politiche dei contraenti il patto di governo, chiare ed evidenti a tutti fin dagli esordi, ma per il ristagno dell'economia e per l'incapacità a ridurre i tassi di interesse sul debito pubblico. La finanza pubblica continua a dissanguarsi, perdiamo troppi miliardi di spesa produttiva per interessi e questo impedisce il rilancio degli investimenti pubblici e privati e una seria riduzione del cuneo fiscale. Sono fallite tanto le politiche di riduzione della spesa pubblica praticate da Monti, tanto le politiche di aumento del deficit pubblico praticate da Renzi e dall'attuale governo. Le terze vie semplicistiche proposte da forze politiche minoritarie non sono praticabili. Se l'Italia uscisse in solitario dalla guerra e dall'euro andrebbe incontro a uno shock economico gravissimo. In altre occasioni ho parlato di un 8 settembre della nostra economia. L'Italia ha bisogno, per ridurre in modo significativo il debito pubblico, per poter ricondurre lo spread sotto i 100 punti, senza assottigliare ulteriormente, anzi rilanciando i servizi sociali e gli investimenti pubblici. Questo non è possibile. Ma occorre il coraggio politico di sfidare i poteri forti, i grandi fondi di investimento e le banche internazionali, riducendo l'utilizzo dei BTP e trovando altre forme di finanziamento pubblico, botto a tasso fisso, convenienti al piccolo risparmiatore, sia utilizzabili anche come mezzi di pagamento, e CCF prodotti per un periodo limitato per saldare i debiti dello Stato verso le imprese private. Questa è l'unica strada percorribile per trarre fuori il nostro popolo da una ventennale crisi di stagnazione, ma nessuna delle attuali forze politiche ha il coraggio e la lucidità necessari per proporre. Occorre quindi che si impegni nell'agone elettorale una nuova forza politica e noi dobbiamo contribuire a crearla con tutti coloro che vorranno starci. Se si dovesse andare al voto in pochi mesi non vi sarà tempo per dar vita a un nuovo grande partito coerentemente antineoliberista, ma sarà doveroso dar vita a una lista che rappresenti varie formazioni accomunate da un programma fondativo e fondante. Il programma di tale nuova lista non deve ripercorrere vecchie strade usati e logo di slogan, dovrà contenere proposte realizzabili inserite in una visione strategica di lungo periodo. Basta con programmi vaghi di aria fritta come quelli del PD e di Forza Italia. O di promesse realizzabili come gli impatti di Salvini o fondate su dati fasulli, su coperture resistenti e risparmi impossibili. La lista dovrà avere un programma, e io qui vi cito il programma di minima che dovrebbe essere capace di dar vita a una lista se si dovesse andare alle elezioni in tempi brevi, cioè
un anno al massimo la primavera prossima. A, azzeramento del deficit senza ridurre la spesa pubblica per investimenti e per servizi sociali, per ridurre il debito per una crescita del PIL almeno del 2% annuo. Integrazione degli stranieri residenti senza però incentivare il traffico di esseri umani. Riforma fiscale, ridurre il cuneo fiscale drasticamente senza per questo applicare la flat tax, mantenendo invece la progressività come previsto dalla Costituzione articolo 53. Riforma giudiziaria per poter combattere finalmente la corruzione e la grande evasione fiscale e per tornare ad attrarre investimenti stranieri. Fissare il salario minimo, riformare e non abolire il reddito di cittadinanza, collegandolo però per i giovani a un apprendistato distribuito e per i non più giovani a lavori socialmente utili. Riforma degli enti locali per rendere i bilanci trasparenti e favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte delle amministrazioni. Ultimo punto, più puntuali leggi sul conflitto di interessi, sul finanziamento della politica e sul rispetto delle regole democratiche all'interno delle organizzazioni politiche. Ecco, io ritengo che la politica è un'arte del fare. Se si rimane alla finestra si diventa un circolo culturale. E diciamo, noi abbiamo oscillato in questi anni, e per questo la sinistra si è ammazzata, tra seguire il mainstream degli slogan, diciamo, come potremmo definire, il cosmopolitismo caro a Soros, oppure diventare circolo culturale che elabora bei dibattiti, ma non si confronta con la politica. Nel frattempo è stata anche distrutta la cultura politica del nostro paese. Noi non possiamo ragionare come se purtroppo la tempesta non ci fosse stata. La tempesta del neoliberismo culturale c'è stata, ha travolto, ha distrutto la cultura politica del nostro paese. Noi qui siamo pochi e ci possiamo capire anche, ma il cittadino medio non capisce più un cazzo di politica, diciamoci la verità. E l'unico modo per risvegliare la politica è avere programmi concreti e praticabili. Se noi facciamo strategia senza la concretezza del programma concreto, come quello che ho esposto io, non andiamo a nessuna parte. Secondo me lo scontro vero in questo momento appunto avviene rispetto ai mezzi di finanziamento dello Stato. Il mezzo di finanziamento dello Stato, il neoliberismo ha voluto che fossero il BTP, no? Che sono il potere delle banche sui cittadini. E noi dobbiamo, gradualmente, possiamo trovare delle strategie di contrasto a questa situazione. Ora, qui sono venuti gli amici che propongono, le proposte che ho fatto io sono proposte fattibili ovviamente solo avendo il potere, solo entrando a far parte anche a livello, anche come coalizione all'interno del governo. Le proposte che fanno loro hanno un vantaggio sicuramente ulteriore, che però potremmo, anzi dovremmo assolutamente, nel momento in cui facciamo un progetto di superamento degli attuali mezzi di finanziamento dello Stato e dell'economia, noi dobbiamo avere un programma di governo, ma anche un programma, e se non andate al governo che cavolo fate? E a me sembra che la proposta, che poi è abbastanza vicina anche alle proposte di Nino Galloni, economista mio amico con cui discutiamo spesso ed elaboriamo strategie, e appunto abbiamo anche la possibilità invece attraverso un altro sistema di moneta che loro potrebbero anche magari oggi almeno accennarlo, non per far capire, potremmo anche rimanendo all'opposizione già muovere delle iniziative che almeno rendano praticabile insomma quella politica che Mao Zedong, quando c'era la guerriglia, diceva del sale e del grano, e così una politica che abitui il cittadino a vedere la possibilità di superare, di uscire dalla gabbia in cui siamo stati messi dalle banche e siamo stati trascinati nella gabbia da politici o corrotti, o incapaci, o incompetenti. Quindi però penso anche che dobbiamo finire il periodo del circolo culturale. È finito.
definire anche il periodo del mainstream. Noi dobbiamo considerarci una forza vera e sinistra e quindi lontana dall'attuale sinistra, l'attuale sinistra che è votata ai parioli ed è sputazzata in faccia a Tor Bella Monaca. Questa sinistra a noi non ci interessa, questa sinistra che va da Fratoianni a Zingaretti non è roba nostra. Poi possiamo pensare che non sia sinistra, io la penso così, però già, non è roba nostra. Noi deve esistere una forza che sia realmente sinistra, quindi sia realmente anti-neoliberista, e però dobbiamo, come appunto i primi socialisti lottavano, in fondo concederete un piccolo scudo di cultura, in fondo non come ha raccontato il comunismo, ma in fondo la trovata di Marx era che si poteva da subito lavorare per il socialismo. Il suo ultimo scritto, la critica al programma di Gotha, lo dice chiaramente, cioè, non c'è bisogno di aspettare la rivoluzione o marcire. C'è anche la possibilità di lottare, di organizzare la lotta sindacale per poter far crescere il salario senza aspettare il momento della verità rivoluzionaria. E in fondo è questa la strada, tutto sommato, secondo me, da proporre, per cui anche le sconfitte elettorali possono essere tappe per nuovi successi. Grazie Filippo. Io adesso Marco è andato al bagno, volevo far intervenire Marco Del Priore perché diciamo è stato uno degli ultimi a sottoscrivere la nostra mozione, vi dia le ragioni perché l'ha firmata e ci porterà anche la testimonianza, lui è di Tivoli e qui a Tivoli ci sono le elezioni, quindi di ciò che sta succedendo anche per questa campagna elettorale locale. Buongiorno, eccoci. Dunque ha un po' riassunto Gianni il senso dell'intervento, che comunque non sarà lunghissimo, e io infatti ho chiesto a Gianni ma vengo volentieri e intervengo, però a che titolo e di che cosa devo parlare? E Gianni mi ha risposto: guarda Marco, semplicemente magari dà la tua testimonianza su quella che è stata poi alla fine l'avventura, no, di risorgimento socialista in potere al popolo, e quindi eccomi qua, vi racconto magari in maniera binaria, in maniera molto molto, molto semplice e spigliata quello che è, insomma, quella che è stata, per ricondurci un attimo alla mozione che intendiamo presentare i primi di giugno, dove poi almeno lo sappiamo perché ce lo comunicheranno, quindi vabbè, e io quindi ricolloco il tutto partendo proprio dalla mozione, perché mi sembra doveroso, dovendo presentare una mozione, insomma, riandare a fare un rewind, andare indietro nel tempo e riposizionarci su quello che è stata la nostra vicenda magari negli ultimi due anni. E quindi parto dalla mozione che dice: per il rilancio di una forza politica autonoma ispirata alla migliore tradizione del socialismo italiano, per l'autonomia politica e organizzativa di risorgimento socialista, non alla presenza all'interno di potere al popolo e della piattaforma sociale di Eurostop. E poi si dice che quella di potere al popolo è una collocazione del tutto innaturale, perché come noi si ispira e si richiama alle battaglie e alla migliore tradizione del socialismo democratico riformista del nostro paese. Quindi questo è il quid, insieme poi ad altri punti che noi intendiamo discutere proprio nell'assemblea. E io vi faccio un breve riassunto di quella che è stata la nostra esperienza all'interno dell'Associazione di Potere al Popolo, che nasce poi alla fine intorno all'autunno dello scorso anno, dove ci si presenta alle elezioni politiche con una nuova associazione che era formata da... Si sente? Si è sentito? Oppure devo migliorare? Si sente?
con una serie di poi o partiti o movimenti, erano in tutto all'epoca 5, che danno il via a questa nuova forza politica. C'erano Partito Comunista Italiano di Alboresi, c'era Rifondazione Comunista, c'era l'allora nascente Eurostop, che era fondato poi alla fine formato da diverse entità, e c'era l'ex OPG di Napoli. Poi c'eravamo noi, che non abbiamo dato noi corpo, forma, non eravamo noi firmatari di quella situazione nuova, però abbiamo aderito dall'inizio e quindi abbiamo poi partecipato alle elezioni, effettivamente, perché il nostro coordinatore nazionale era capolista al Senato per la circoscrizione Lazio 2, credo. Quindi noi partecipiamo alle elezioni, mettiamo a disposizione una struttura che è piccola, però una struttura che ha funzionato, soprattutto nella Valle dell'Agnello, ci sono 72 comuni, c'eravamo solo noi, non c'era nessun altro, non c'era Rifondazione, non c'era il Partito Comunista, non c'erano certi centri sociali, c'eravamo noi. Abbiamo fatto un bel lavoro, malgrado poi alla fine le elezioni ci hanno dato torto, perché poi a livello nazionale abbiamo preso l'1,1%, se non ricordo male, ma in quella porzione di territorio abbiamo in alcuni comuni sfiorato il 3%, in altri 2,5%, insomma ce la siamo cavata bene con i nostri soli mezzi economici. Io mi ricordo, il Gianni di quel periodo era un Gianni che veramente stava al di sopra, lavorava al di sopra delle sue possibilità, ce l'ha messa tutta. E ci fu anche un incidente, ricordo, a Franco, e lui rimase purtroppo in ospedale per tanto tempo, e ce la siamo veramente cavata da soli. Poi che accade? Andiamo alle elezioni e purtroppo il discorso è chiaro dall'inizio, no? Non poteva funzionare perché eravamo poi alla fine elitari, frazionisti. Diciamo subito al coordinatore: guarda, che purtroppo questo è un momento che dobbiamo, magari della nostra storia, che dobbiamo metterci alle spalle, perché noi dobbiamo ricominciare prima da un'altra posizione politica. Lui non era d'accordo. E comunque noi, per rispetto anche della carica e per l'amicizia che ci legava, andiamo avanti. E quindi accade che a un certo punto c'è il processo di formazione di potere al popolo, dove si scontrano, ecco, diciamo, due modi differenti di vedere la politica, e si presentano due statuti differenti. Uno lo presenta Rifondazione e l'altro lo presenta, diciamo, l'area di Eurostop. A quel punto però succede una cosa molto, molto particolare, per cui c'è di nuovo un'esplosione del tutto, perché Rifondazione si ritira. No, vado bene in arco, perché almeno vi racconto perché siamo qui. Si ritira dal processo politico e rimane soltanto, anche il Partito Comunista Italiano della Polizia si ritira, ha un'area di Eurostop e si ritirano quasi tutti, restano in campo, poi alla fine Eurostop una parte e gli ex OPG di Napoli, ovvero i centri sociali. E nonostante questo, nonostante ancora noi più convinti di non partecipare poi a tutto questo evento, andiamo comunque a sostenere di nuovo il nostro coordinatore nazionale, e viene eletto, perché in effetti poi alla fine ottiene un buon risultato come delegato nazionale. A quel punto però diciamo che il processo per noi era finito, perché ritirandosi poi le principali forze politiche, tra le quali Rifondazione, rimanendo in campo solo una parte di Eurostop e i centri sociali, noi ci sentivamo a quel punto veramente a disagio, perché queste entità non ci rappresentavano, la nostra storia è differente, proveniamo da un altro tipo di cultura, non vogliamo mettere in discussione alla fine quelle che sono poi le valenze positive degli ex OPG, dei centri sociali, perché anche in quel mondo ci sono delle situazioni molto positive, però fatto sta che non era la nostra storia. E andiamo avanti, poi alla fine si avvicinano poi le elezioni europee. Le elezioni europee in qualche modo sono un viatico, no? Tra l'esserci e il non esserci. Il potere al popolo non aveva la forza per raccogliere le firme e per presentarsi da sola, e quindi in qualche modo c'è una forma di rinuncia, ma c'è anche poi alla fine la volontà di qualcuno che era rimasto, avendo quasi tutti abbandonato le fila, aveva voglia comunque di tessere delle trame politiche, di fare delle alleanze, di esserci, di partecipare.
Per cui andiamo di nuovo nella piattaforma digitale, dove si poteva votare poi una possibile alleanza con De Magistris, che qualcuno non voleva, che qualcun altro magari auspicava, perché è meglio in qualche modo fare un compromesso che riduce al silenzio totale. Per cui riandiamo al voto con quelli che erano rimasti, non c'era più nessuno, eravamo rimasti in 2200 iscritti in tutta Italia, e si va di bene che siamo partiti poi da numeri ben più alti, perché eravamo oltre 9000 all'inizio. Quindi noi partecipiamo, votiamo e vince chi può fare l'alleanza. Quindi diciamo, cioè in qualche modo vince la parte che vuole allearsi con De Magistris, con altre entità, e speranzosi poi alla fine deleghiamo i nostri portavoci nazionali a andare poi alla fine al tavolo delle trattative, al tavolo di concertazione. Ci arriviamo, però come? Con quattro punti pregiudizievoli, cioè o si fa così, noi diciamo un potere al popolo, oppure ce ne andiamo. Quindi ci guardano in faccia e ci dicono: guardate che io per esempio sono De Magistris, sono il sindaco di Napoli, rimango qui a fare il mio lavoro, io non sono interessato a questo progetto. E quindi crolla di nuovo tutto. A quel punto, crollata ogni possibile illusione, che succede? Succede che noi cominciamo ad alzare la voce, no? Che noi cominciamo a dire: scusate, le abbiamo provate tutte, abbiamo fatto una strada, l'abbiamo deragliato più volte, è passato solo un anno, e quando un progetto è sbagliato, insomma alla fine è sbagliato. Per cui noi decidiamo, insomma, in qualche modo, in qualche forma di protestare per voler uscire. E quindi che accade? E tutto questo poi va contestualizzato, quindi a livello nazionale, però riporto ancora più brevemente a livello locale. Accade che poi alla fine noi di Risorgimento Socialista, nel frattempo, dato che ci sono le amministrative nella mia città, che è una cittadina medio piccola di circa 60.000 abitanti, cominciamo in qualche modo a riunirci, a vederci con le altre forze politiche che sono quelle, diciamo, canoniche della sinistra, come Sinistra Italiana, come Fondazione Comunista, come il Partito Comunista di Napoli, e cerchiamo di fare una lista unica attiva della sinistra, l'unica cosa che potevamo fare, facevamo. E c'era Gianni che viene a dare una mano ed è anche candidato, io lo ringrazio, per principio, probabilmente una presenza, diciamo, di servizio pubblico, credo, come la mia d'altra parte, però cerchiamo di mandare avanti il nome, no? Il simbolo di Risorgimento, perché volevamo dare in qualche modo esposizione al nostro simbolo, proprio perché Franco ce lo chiede, ci dice: guardate, ci serve in qualche modo di essere veterinabili, di farci sentire, perché siamo un movimento piccolo e abbiamo bisogno di clamore. Quindi cercate di dare una mano e cercate di portare avanti, diciamo, il discorso del simbolo. Lo facciamo per mesi, partecipiamo, insomma, siamo anche poi piuttosto, come dire, forse numericamente non adeguati, però politicamente preparati, quindi insomma il nostro contributo in positivo lo diamo, e incitati dal nostro coordinatore, contenti di poterlo fare, però a un certo punto accade che purtroppo il discorso di potere al popolo, anche se in qualche modo decade a livello di elezione, di competizione elettorale alle europee, però rimane in alcuni comuni, credo 14 comuni in tutta Italia, per le amministrative, tra i quali Tivoli. La sfortuna, come al solito. Per cui noi ci troviamo un attimo in difficoltà, perché la candidata poi alla fine a sindaco di potere al popolo è una nostra iscritta, che è Elisabetta Cannitano, che Franco iscrisse insieme con altre poi alla fine compagne e compagni. Per cui ci troviamo in difficoltà, perché una delle nostre avversarie è proprio lei, con il nostro iscritto, quindi ci coglie in un momento di incertezza, di non sapere poi bene come muoversi. Chiediamo lumi al coordinatore nazionale, che ci aveva poi alla fine incitato fino alla fine, è venuto pure a Tivoli, voleva conoscere i nostri candidati, che erano tanti, noi avevamo 6 candidati in una lista di 24. Però il coordinatore sparisce, il coordinatore ci deprima, dalla direzione nazionale, basta un clic e non si esiste più, tutto qua. E
nonostante ciò, insomma, alla fine la critica che ci è stata rivolta ha ragion veduta, cioè io non voglio dare adesso tutte le colpe agli altri, noi siamo sempre i buoni, quelli che hanno ragione, però la critica che ci è stata poi rivolta è stata: sì, ma voi fate le alleanze attingoli col PD. Il che non è così, perché il nostro candidato al sindaco proviene dalle liste civiche, quindi come dire, la sua storia personale non si è mai incontrata non con il Partito Democratico, ma con nessun partito, non è mai stato iscritto ad alcun partito, sia di destra che di sinistra. Ci ritroviamo un avversario dall'altra parte che è il favorito, che è invece iscritto al Partito Democratico. E quindi anche se porta anche lui delle liste civiche, è uno che ha fatto le primarie, uno che ha aderito al progetto del Partito Democratico. Noi abbiamo da una parte il PD canonico, dall'altra c'è l'altro Partito Democratico, l'altra metà del Partito Democratico che insieme al vecchio centrodestra, le liste mascherate di Fratelli d'Italia e Forza Italia, si presenta con un sindaco che è il favorito. Noi siamo, insomma, noi inseguiamo insieme poi alla fine con questa lista civica che è il prodotto di tutti, insomma, di tutte quelle che sono le liste anche canoniche della sinistra. Detto ciò, chi è il nostro avversario? Elisabetta Cannitano, che è poi, al di là di tutte le polemiche che ci sono state rivolte, perché noi siamo, diciamo, in qualche modo apparentati tra sei liste con una lista una del Partito Democratico, è un ex iscritta del PD, per cui la critica che ci viene rivolta, noi non siamo mai stati iscritti al PD, invece lei sì, è stata molte volte candidata, adesso non ve le dico tutte, per cui però insomma è stata candidata nel 2003 con il PS, nel 2005 di nuovo, poi con il PD nel 2007 eccetera eccetera, quindi fino ai giorni d'oggi, insomma alla fine del 2016 è stata candidata alle comunali con Sinistra per Roma, nel 2006 è stata candidata alle comunali a Roma con il centro-sinistra. Insomma, ha partecipato molte volte, è una candidata un po' per tutte le stagioni, nel 2017 di nuovo candidata ad Ostia, nel 2018 è stata candidata alla regionale. Anche per tutti i luoghi, perché è quindi è di Tivoli, no? No, non è di Tivoli, infatti è insomma, un ottimo medico, bisogna dire, però la sua professione è molto valida e non è nemmeno di Burtina, quindi non si capisce. Abbiamo i candidati che non sono di Burtina, i candidati consiglieri comunali non sono di Burtina, soltanto un terzo è di Burtina, gli altri non sono di Roma, Messileo sono di Guidonia, che è un'altra città molto, molto, molto importante, ma che con Tivoli ha poco a che vedere. Detto ciò, arriviamo ai giorni d'oggi, alla fine, e al fatto che noi in queste condizioni non ci vogliamo più stare. Noi vorremmo ritornare un po' al progetto di partenza, a quello che è un po' il momento in cui ci siamo visti, abbiamo deciso di iniziare poi un percorso con il risorgimento. Eravamo in un ristorante, mi ricordo, romano, credo Monteverde, quel giorno, e avevamo Montesagro, e avevamo un progetto, e a quello noi vogliamo tornare, al progetto iniziale. Rivolremo in qualche modo avere una seconda possibilità per poter percorrere un percorso che sia quello dei socialisti. Noi ci sentiamo quello, da quello proveniamo, quindi la nostra storia è quella, siamo qua, insomma, qui c'è tanta storia da raccontare e il nostro faro è quello. Porteremo una mozione che in qualche modo spero sia ascoltata, spero sia presa in considerazione, e cercheremo lì di rappresentare quantomeno anche una minoranza, però quantomeno avremo la possibilità di dire la nostra. Grazie, grazie mille. Io do la parola adesso a Giuseppe Angiuli, che ha una storia molto particolare con il risorgimento dei socialisti. E dico una cosa, che il soggetto politico che andremo sicuramente a formalizzare è un soggetto politico, deve essere un soggetto politico di ispirazione socialista, e pone
al suo centro dell'azione politica, è scritto nella mozione, i temi del lavoro e della dignità umana, cose molto molto importanti. Io faccio un appello appunto di essere uniti proprio per rilanciare un vero concetto di socialismo e di patriottismo costituzionale. La parola a Giuseppe Angiolo. Gianni, sì, scusa, servizio, mi servono le unità di persone che si fermano a pranzo. Uno, due, tre, quattro, lo so. Solo sei? Sei. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Due. Non posso? Ok. Sette. Un mangio per due, no. Vai. Sì, io ringrazio Gianni De Angelis per la perseveranza e il coraggio che lo ha condotto a promuovere questa iniziativa. Ringrazio i compagni socialisti della Garbatella, la cui ospitalità è non soltanto un gesto di grande apertura culturale, ma è la testimonianza diretta di che cos'era nel Novecento la cultura del socialismo democratico. Cioè, nei partiti del socialismo democratico e riformista si è sempre discusso su basi pluraliste, non c'è mai stata una visione totalitaria, unificante, dogmatica. Quella appartiene ad un'altra tradizione verso la quale possiamo avere tutto il rispetto possibile, ma non è la nostra tradizione. Io personalmente non mi sento a casa mia in un soggetto politico caratterizzato da un cesarismo totalizzante ed asfissiante. Non ce posso stare, come si dice a Roma, in un soggetto politico di quel tipo. Ringrazio anche il compagno Ugo Boghetta, perché rappresenta uno degli esempi più eminenti di un tentativo difficile, generoso, arduo, ma di cui il nostro paese ha molto bisogno, che è quello di coniugare un giusto e sacrosanto richiamo ai valori della sinistra storica del nostro paese, però con un saldo aggancio alla realtà attuale. Ecco, sono pochissimi i dirigenti politici della sinistra italiana, della full sinistra italiana, in grado, come il compagno Boghetta, di coniugare questa lucidità estrema sull'analisi dell'attuale fase, che l'attuale fase è contraddistinta dalla crisi irreversibile del modello di globalizzazione neoliberista. Pochissimi a sinistra sono stati in grado di leggere correttamente che cosa è stata la globalizzazione neoliberista e come oggi vi si sta uscendo, purtroppo, da destra, non da sinistra, perché abbiamo un ceto dirigente della sinistra storica totalmente incapace di guidare questo processo di fuoriuscita da sinistra, dalla globalizzazione neoliberista. Per cui noi assistiamo oggi ad una crisi seria dell'Unione Europea, dei suoi trattati ultraliberisti, lo vedremo alle prossime elezioni europee, in cui i partiti del cosiddetto populismo sovranista, paradestrorso, diciamo, vinceranno alla grande e imporranno il loro marchio. Questo accade perché sono purtroppo alcune oligarchie dei ceti dominanti, a partire dagli Stati Uniti d'America, ad aver deciso di innescare questo processo di crisi della globalizzazione neoliberista, perché non conviene più a quelle stesse oligarchie, a quel ceto finanziario della borghesia, del capitalismo produttivo, ben incarnato negli Stati Uniti d'America dalla vittoria di Donald Trump. Ma non abbiamo in Europa e tantomeno qui in Italia dei partiti socialisti che si richiamano alla sinistra tradizionale e che siano in grado oggi di guidare i lavoratori, i giovani, i ceti emergenti verso un graduale percorso di fuoriuscita dalla globalizzazione. Perché purtroppo le sinistre nel nostro paese sono state quasi integralmente assorbite dai dogmi della globalizzazione, del pensiero della globalizzazione neoliberista, del pensiero globalista. Quando noi diciamo con uno slogan che Soros purtroppo è l'azionista di maggioranza di quasi tutto ciò che c'è a sinistra, dal PD fino al più sfigato dei centri sociali, purtroppo non è una semplificazione eccessiva, guardate, purtroppo è la verità.
laddove non è, non interviene questo soggetto, questi ambienti della finanza globalista in via diretta con moneta sonante, risultano comunque egemoni sul piano politico-culturale. E questo purtroppo è la stessa cosa, sul piano, sul terreno dei rapporti politici non fa differenza. Per cui quelli che sono presenti stamattina qui, pochi ma buoni, hanno la strada in salita, perché noi ci muoviamo come forza antisistemica in questo momento. Noi viviamo in un contesto di bipolarismo coatto che ci viene imposto dall'alto, in cui a delle sinistre filoglobaliste, filosorosiane, funzionali alla finanza apolide, al capitale finanziario transnazionale che ha trovato nei trattati europei purtroppo il suo terreno privilegiato, perché i trattati europei si basano sul dogma della libertà di circolazione incontrollata del capitale finanziario, che non deve trovare limiti. I limiti invece vengono imposti con la greppia al collo alle classi lavoratrici, e non c'è nessuno in grado di farsi soggetto, di interprete dei bisogni dei lavoratori, come accadeva nel Novecento e nella Prima Repubblica. Noi dovremmo essere chiamati a svolgere questo ruolo. Ovviamente non ne abbiamo la forza noi oggigiorno da soli, sarebbe ridicolo, saremmo velleitari se noi, componenti interne del Risorgimento Socialista, ci chiamassimo noi stessi e soltanto noi ad interpretare questo ruolo. Però vogliamo essere pronti, vogliamo farci trovare pronti all'appuntamento con la storia, perché la storia, la politica cambia, gli scenari si avvicendano e da un momento all'altro potrebbero aprirsi anche per noi degli spazi politici che dovremmo saper cogliere accanto al compagno Ugo Boghetta, a Rinascita e ad altre piccole formazioni di ispirazione socialista e patriottica. Penso anche ai compagni del socialismo del XXI secolo, che hanno intrapreso anch'essi un percorso che punta a salvaguardare un patrimonio storico indissolubile, e di questo già dovremmo rendergliene merito, patrimonio storico, politico, culturale del socialismo italiano, con un tentativo di essere più agganciati alla realtà, più agganciati alle esigenze attuali delle classi lavoratrici. Quindi è una strada in salita la nostra, però dobbiamo intraprenderla, perché non c'è nessun altro in Italia in grado di farlo, parliamoci chiaro. Purtroppo in Italia non è accaduto quello che in altri paesi come la Francia, come la Germania, ma anche come il Portogallo e la Spagna, qualche piccolo cenno voglio farlo. Anche la Gran Bretagna. Anche sì, sì, la Gran Bretagna con Corbyn, hai ragione. In questi paesi che non a caso sono dotati, guardate un po', il concetto di sovranità nazionale è un tabù solo per le sinistre italiane che sono ammantate di globalismo sorosiano. Ma se voi andate a parlare con gli operai francesi, io li ho visti 3 anni fa, ero a Parigi, mentre si facevano le barricate durante le giornate di protesta contro la Loi du Travail, che era l'equivalente francese del Jobs Act renziano. Mentre la CGIL ormai in Italia è in grado di mobilitare i propri iscritti soltanto per il Gay Pride, con tutto il rispetto per le tematiche degli omosessuali, dei diritti civili, è in grado di mobilitare le proprie strutture a Verona per andare a contestare i cattolici tradizionalisti. Ma io vi chiedo, è questo il ruolo per cui è nato il sindacato a fine 800? No, non è questo. Ebbene, in Francia, io ho visto a Parigi i sindacati francesi, che non sono corrotti come i sindacati italiani, attenzione, questa è la differenza, portare in piazza decine di migliaia di lavoratori, di giovani, di precari, a protestare contro i trattati europei. E in Francia i sindacalisti, i compagni, gli operai, i socialisti, anche i comunisti francesi agitano la bandiera tricolore francese, cantano la Marsigliese accanto all'Internazionale Socialista. Non si vergognano di questo binomio, non costituisce un tabù questo binomio in Francia, e a nessuno verrebbe in mente di dire un'idiozia come viene pronunciata qui in Italia in tutta la sinistra globalista, dal PD fino al più sfigato dei centri sociali. Non appena si parla di patria, di sovranità nazionale, si viene tacciati di essere nazionalisti, sciovinisti o, secondo secondo la forma più demenziale di queste critiche, fascisti addirittura. Questi sono trucchi semantici, cari amici, cari compagni, che il grande capitale finanziario transnazionale apolide, che ha bisogno di abbattere i confini nazionali oggi, ha bisogno di una libertà incontrollata di movimento per chiudere le fabbriche qui in Italia e portarle, delocalizzarle altrove,
quel ceto capitalista globalizzante, globalizzatore, ha bisogno di abbattere i confini nazionali. E il nostro Lelio Basso nel 1947 questa distinzione l'aveva compresa benissimo. Quindi noi dobbiamo richiamarci ai nostri padri storici, non abbiamo bisogno di attingere alla destra. Salvini però è un avversario politico perché porta nell'alveo della destra populista questi bisogni, cerca di dare delle risposte a volte errate, a volte soltanto condivisibili. Ecco, io voglio essere preciso sul punto, io ho difeso Salvini come ministro degli interni, perché laddove un ministro degli interni decide di bloccare la tratta degli schiavi, la moderna tratta degli schiavi, degli immigrati clandestini, chiudendo i porti, a mio avviso si comporta degnamente come ministro degli interni. Però Salvini non potrà mai rappresentare per me un rappresentante politico, un leader politico, perché non riesce a dare risposte ai bisogni alla radice. Noi siamo effettivamente internazionalisti, per un socialista non può mai bastare chiudere i porti e basta. A noi deve interessare invece andare alla causa della povertà, andare alla radice dei processi di emigrazione di massa, comprendere chi opprime i popoli africani nel loro continente. Su questo ho letto dei pensieri molto saggi e lucidi da parte di Ugo Boghetta. Noi socialisti storicamente, anche con Bettino Craxi, che praticava una saggia politica estera basata sul dialogo nel Mediterraneo, sul riconoscimento di rapporti di pari sovranità, di cooperazione internazionale, economica e culturale con Gheddafi, anche con Assad in Libia. Forse non tutti lo sanno, quando fu sequestrata la nave Achille Lauro nel Mediterraneo da un comando di palestinesi, di terroristi palestinesi, Bettino Craxi, da presidente del Consiglio, sbloccò la situazione con una telefonata ad Assad in Siria, perché aveva una grandissima abilità. Poi Assad intervenne sul fronte popolare di liberazione della Palestina e la nave Achille Lauro, come ricordiamo, fu riconsegnata, fu riportata. Poi ne nacque la crisi di Sigonella, come sappiamo. Quindi noi veniamo da una tradizione gloriosa in cui siamo riusciti per tanti decenni a coniugare un saldo aggancio alla nostra identità. Cioè noi nasciamo per difendere i diritti delle classi lavoratrici, però non dobbiamo smarrire l'interesse nazionale, perché diceva Lelio Basso, vi è una grande differenza ontologica, oserei dire, tra l'internazionalismo delle classi lavoratrici, che devono stringersi per mano in tutti i paesi, a prescindere dalla loro nazionalità, e il cosmopolitismo delle classi dominanti, del ceto globalizzatore, del ceto finanziario globalizzatore. Sono due concetti completamente distinti. Invece gli stessi centri sociali che hanno dato vita all'esperienza di potere al popolo, questa distinzione non sanno operarla e ci confondono e ci ingannano su questo. Guardate, io mi sono dimesso, io mi sono autosospeso un anno e mezzo fa, sono tra i fondatori di Risorgimento Socialista e ne vado orgoglioso. In quella stanza lì ho firmato due anni e mezzo fa l'atto costitutivo di Risorgimento Socialista. Però nel 2017 io mi sono autosospeso spontaneamente dal mio incarico di responsabile agli esteri, non soltanto perché non condividevo nella maniera più assoluta il nostro processo di convergenza con i centri sociali e con la lista di potere al popolo, non lo condividevo nel merito, ma perché nel metodo io contestavo come si era arrivati a quel tipo di scelta politica assolutamente sbagliata, errata e scellerata, che infatti sta producendo il nulla, come era scontato che potesse essere. Che cosa è successo due anni e mezzo fa? È successo che il coordinatore politico di Risorgimento Socialista, senza consultare alcun tipo di organismo interno, che non era di fatto nemmeno costituito, perché Risorgimento Socialista non ha mai avuto organismi eletti. Guardate che in politica, nella democrazia, la forma è uguale alla sostanza. Quindi la nostra battaglia di portare dentro il Risorgimento Socialista la democrazia interna, lo svolgimento di un congresso in ossequio a procedure democratiche, oserei dire novecentesche, è una battaglia che ha un significato patriottico. Perché anche se saremo una piccola minoranza, noi siamo riusciti finalmente ad affermare l'ABC della democrazia. Perché anche il Risorgimento Socialista purtroppo stava
introiettando quelle modalità che oggi hanno preso il sopravvento in tutti, in quasi tutti i partiti e movimenti politici, in quasi tutti, soprattutto nel movimento, il Movimento 5 Stelle ne è l'espressione, ahimè, più inquietante. Per cui gli organismi non esistono più, gli organismi non vengono eletti dal basso, dagli iscritti. Queste sono procedure che nel Novecento erano normali. Un leader politico nei partiti novecenteschi, perfino nel Partito Comunista, che pure aveva la tradizione del centralismo democratico, ma comunque bisognava passare attraverso forme di discussione, procedure, statuti. Il Movimento 5 Stelle è nato per profanare questi strumenti di democrazia, queste forme organizzative profanano, ridicolizzano. Il Movimento 5 Stelle si basa sulla presenza di un capo politico non eletto ma designato da organismi occulti che non sappiamo nemmeno dove esistano, dove siano allocate, e questo capo politico ha la legittimazione a modificare la linea politica dalla sera alla mattina, come sta facendo Di Maio in questa settimana, in questi giorni. Lì non c'è stata alcuna discussione interna. Aldo Moro, nella Democrazia Cristiana, per convincere i suoi iscritti nei primi anni 60 a mollare il centrismo e passare finalmente al primo centro-sinistra, ci mise 3-4 anni di discussione, si dibatteva, si discuteva, dovevi convincere la base degli iscritti a sposare una nuova linea politica. Ecco perché all'epoca c'era una vera democrazia popolare, rappresentativa, col protagonismo. Anche Bettino Craxi nel 76 non affermò improvvisamente dalla sera alla mattina la sua leadership assoluta, fu un lento e costante processo di egemonia. Partirono in pochi dal congresso dei Midas del 76, quando Craxi comprese l'errore politico catastrofico che anche oggi il nostro Bartolomei commette nel nostro piccolo movimento politico, quello della passività. Non me ne voglia il compagno Boghetto sul punto, è chiaro che qui sto polemizzando in maniera trasparente con chi proviene dalla cultura comunista, che ha sempre preteso una sorta di esercitare una sorta di egemonia, perché sono stati sempre maggioritari numericamente, come sappiamo, in Italia, nel nostro paese. Bettino Craxi capì che il vecchio PSI di De Martino era troppo appiattito sui comunisti, non riusciva più a essere nemmeno riconoscibile dall'esterno, dagli elettori, quindi vinse. Non fu un congresso, lui vinse durante, credo, un comitato politico nazionale sull'autonomismo. Autonomismo non significava prescindere del tutto dal rapporto con i comunisti, ci mancherebbe altro, però significava riacquistare il senso di appartenenza ad una propria storia, ad una propria dimensione che non poteva essere appiattita su quella dei all'epoca dei comunisti. Oggigiorno il problema, guardate, non è più quello di essere passivi verso i comunisti, quelli storici e tradizionali, no, oggi il problema è di sganciarci dall'egemonia politico-culturale della sinistra filoglobalista e sorosiana. Noi dobbiamo seguire il modello di sinistra, le uniche sinistre decenti in Europa sono quella francese di Mélenchon, che riesce a coniugare un saldo aggancio agli ideali del socialismo con un patriottismo. Se voi dite ad un operaio francese: tu ti vergogni di essere francese, di essere un patriota francese, giacobino con la bandiera tricolore, quello non soltanto non si vergogna, ma ne va orgoglioso, fiero. Anche una parte della sinistra tedesca, quella incarnata da Oscar Lafontaine e da Sarah Wagenknecht, ha preso le distanze dalle SPD in modo irreversibile. E qui un piccolo appunto al compagno Stefano Fassina, lo devo fare. Chi mi conosce lo sa che sono abbastanza critico nei suoi confronti, perché egli sarebbe chiamato naturalmente a svolgere un ruolo di leadership in questa area del patriottismo costituzionale, perché è più conosciuto di noi, perché se lo potrebbe permettere avrebbe più mezzi, più visibilità, ma non se la sente mai di esercitare fino in fondo questo ruolo. Quando arrivano i momenti decisivi, Stefano Fassina dimostra sempre di essere passivo, sempre verso le componenti della sinistra filoglobalista.